Buonasera di nuovo, spazio Società Libera. Questa sera, appunto, conversazione con Vincenzo Lida che sentiamo con una normale cadenza una settimana sì, una settimana no. Anzi, no, la settimana scorsa ci siamo sentiti, Sì, Vincenzo. oramai ci sentiamo tutte le settimane, Sì, Gianni. ci sentiamo tutte le settimane, è vero. No, perché me ero confuso perché avevamo avuto una giornata di trasmissione intermedia, ma adesso torniamo a fare una sessione, diciamo, di dirette a settimana, perché due non gliela facciamo. Allora, Vincenzo Lita, presidente di Società Libera, direttore, Direttore. chiedo scusa Vincenzo, direttore di Società Libera. Da fare in questo periodo perché ovviamente c'è un evento importante. Io penso di poter dire che è uno degli interventi degli eventi più importanti dell'anno, insomma, che organizza Società Libera, perché è un evento che è in coordinamento in contemporanea con altre città, Barcellona, Berlino, Parigi e Bruxelles, che è appunto la società, la marcia per i popoli oppressi, la marcia per la libertà dei popoli oppressi. Allora, questa marcia si svolgerà a Roma sabato, appunto, non domani, ma quello successivo, il 13 ottobre, 13. dalle 15. Ed è appunto una cosa appunto, che comporta anche uno sforzo organizzativo abbastanza complesso, essendo coordinata appunto in contemporanea da varie città d'Europa. Vado a Piazza da Bocca della Verità, diamo queste informazioni di servizio, sabato 13 ottobre alle 15, da Piazza Bocca della Verità al Colosseo. Quindi marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Su questo evento, ovviamente, che è anche riprova del fatto che è un evento molto importante, Vincenzo Lita è stato in qualche modo chiamato diciamo una rubrica che si chiama Colloquio su Corriere della Sera di oggi, una specie di intervista, uno spazio, insomma, che gli è stato offerto appunto sul Corriere della Sera di oggi. Adesso non so bene qual è il giornalista perché è soltanto con le iniziali. Se ce lo puoi Sì. dire, Vincenzo, diamo questa informazione. Elisabetta, mi sfugge il cognome in questo momento, inizia con la M. Comunque, era la giornalista di punta della cronaca politica del Corriere Ok, della Sera. Elisabetta Mu, deve essere Mu perché le iniziali sono MU del Sì, cognome. MU. Va Poche mi viene, bene, quanto mi viene ve lo va dico. bene, non è un problema. Allora, niente, io ho letto questa intervista, diciamo che è più una conversazione più che una vera e propria intervista, insomma, è stato dato uno spazio per poter dire un pochino con il titolo molto interessante, che poi è un virgolettato di alcune tue parole. No ai falsi liberali, quelli autentici cambino l'Italia. Allora, e qui insomma ci sono alcune cose interessanti che io mi sono segnato, alcune dichiarazioni. Intanto già la dichiarazione di apertura che appunto fa pensare alla tua convinzione che ci siano ancora dei liberali in Italia che possano cambiare l'Italia, insomma, è abbastanza ottimistica, secondo me. Anche perché, ecco, la prima cosa che mi ero segnata era alcune tue parole, un incipit appunto che era essere liberali vuol dire dare un contributo, l'unica militanza è l'impegno, l'esempio, la denuncia, l'azione. Allora, ecco, insomma, queste qua sono parole importanti perché ovviamente in un periodo dove, adesso a parte i clamori mediatici, ma insomma, per chi non necessita della schiuma mediatica, ma che quotidianamente si informa e ha consapevolezza un po' dell'andamento dell'Italia, non è una novità, insomma, che purtroppo la classe dirigente, politico-amministrativa che sia, in quanto a impegno, no, impegno, a esempio, non è, diciamo, non eccelle. E quindi certo un po' lo sconforto è forte. E tu, Vincenzo, ecco, rispetto a questa tua dichiarazione, che veramente direi quasi solenne, perché insomma sono quattro cose: impegno, esempio, denuncia e azione, molto importanti. Come pensi, e soprattutto da chi pensi potrebbe venire questa ipotesi di riforma del paese? Ma vedi, intanto io vorrei dirti che la conversazione che ho fatto con il Corriere era una conversazione che era partita dall'impegno degli intellettuali liberali a proposito di una
iniziativa un po' sui generis, possiamo definirla, rispetto al mondo liberale che è quella di una marcia, perché come sappiamo in questo paese i liberali non è che hanno abbondato in marce negli anni passati, come dire, non hanno abbondato neppure per andare per strada né sui marciapiedi. È una cosa che abbiamo lasciato, come dire, ad altre culture politiche, ad eccezione degli amici radicali che, pur essendo dei liberali, come dire, dei marci e quant'altre, ne hanno fatto a iosa in questo paese. Ma complessivamente, diciamo, l'intelligenza liberale non è avvezza, come dire, ad utilizzare questo tipo di strumento. Non a caso io dicevo nella conversazione appunto che un intellettuale liberale si è spinto anche a chiarirmi che addirittura il termine marcia è un termine che non è dentro al vocabolario del liberalismo. Facendomi letteralmente inorridire, tant'è vero che io ho commentato dicendo allora, in base a questa affermazione, capiamo anche perché il liberalismo è estremamente minoritario del paese, perché se abbiamo paura anche di un termine come marcia e se abbiamo paura, come dire, anche per andare per strada per riaffermare alcune nostre convinzioni dicendo che è una cosa totalmente estranea al nostro mondo, anche dal punto di vista semantico, vuol dire che il mondo liberale è messo un po' maluccio. E allora capiamo, come dicevo appunto, la condizione estremamente minoritaria nel paese di questo ambiente. Allora, come dicevo, la conversazione è partita da qui perché la giornalista mi chiedeva qual era l'impegno dei liberali, dell'intellettuale, via dicendo. Io mi sono, come dire, sbizzarrito a fare alcune distinzioni che, se volete, possono essere anche un po' gratuite, ma dicevo, esiste un intellettuale liberale, come dire, che è avvezzo a chiacchierare, è avvezzo a presentare i suoi libri o i libri degli amici, e quindi in questi cenacoli in qualche modo c'è uno scambio sui massimi sistemi, con un occhio evidentemente, perché no, alle vendite dei libri che poi, come dire, raggiungono sempre e comunque dei volumi consistenti, perché noi abbiamo anche degli intellettuali liberali, no, questo vale anche per gli altri, di altre aree politiche, che i libri se li vendono, se li scrivono, se li stampano, ma pochi ne vendono, voglio dire, perché pochi li legge. E quindi diciamo che sono gli amanti del liberalismo chiacchierato, no? Poi esiste un altro tipo di intellettuale, specialmente che è andato di moda in questi ultimi anni, che vuol passare dalla cultura allo spazio politico. E quando dico spazio politico non intendo tanto, come dire, l'impegno culturale in politica, ma intendo proprio la ricerca di spazi partitici, elettorali. E non a caso, in un periodo come questo, siamo alla vigilia di una grande elezione, che è quella del prossimo marzo-aprile, che dovrà, a detta di tutti, cambiare la faccia di questo paese. Come dire, molti si agitano alla ricerca di spazi. Chi con la scusa, parliamoci chiaro, che bisogna rinnovare la classe dirigente, quindi se questa classe dirigente è vecchia, malandata, che ha dato pessima prova di sé, non va bene, via dicendo, sapete che c'è di nuovo, ma mi propongo io. E questo non è un ragionamento molto da liberale, né un comportamento molto da liberale, perché io non amo questi i ragionamenti che presuppongono lo scambio, la sostituzione di uomini o di donne tra quelli che attualmente, come dire, si occupano di politica con altri che sono migliori. Sicuramente perché nuovi o perché arrivano dopo. Da liberali noi sappiamo che il ragionamento non è da centrare sugli uomini, ma sulle regole, sul modificare il sistema, sul far arretrare lo Stato dall'occupazione di tutto
ciò che può occupare in questo paese, no? E poi ci meravigliamo, lo dicevamo già l'altra settimana, perché il signore che faceva il consigliere, che fa tuttora, anche se in galera, il consigliere regionale nel Lazio, utilizzava i soldi per champagne e ostriche o donnine o quant'altro, no? Allora dice: se vado io, però non andrò a donne, non berrò champagne, non mangerò ostriche e via dicendo. Questo non importa a nessuno, voglio dire, non cambieremo nulla se continueremo a ragionare in questi termini. Perché molto probabilmente io potrò mangiare meno ostriche e bere meno champagne, invece di andare con le donne potrei andare con gli uomini e non andare con nessuno, e via dicendo. Non si cambia il paese con questo tipo di ragionamento logico. Il paese lo si cambia nel momento in cui siamo in grado di cambiare regole e sistemi. Però abbiamo ancora, per ritornare al ragionamento iniziale, abbiamo ancora qui chi pensa che il fatto che io sia liberale, vado lì e in qualche modo riesco a dare il meglio di me stesso. E questi sono gli intellettuali e il mondo liberale impegnato in politica. Poi esiste un terzo a cui mi voglio iscrivere l'Associazione Società Libera. Bisogna essere militanti, ma militanti della cultura. Bisogna essere sì militanti, ma militanti dell'impegno. Bisogna essere sì militanti, ma militanti dell'esempio. E anche, come dire, utilizzare quel pizzico di capacità di ragionamento e di ricerca critica, che i liberali dovrebbero avere via dicendo per prevenirle le cose, per dirle prima degli altri, per fare delle analisi di quanto mai giuste, per ispirarsi, come sempre dico io, a un signore che si chiama Karl Popper, che ci ha insegnato che la ricerca non ha mai fine, e non è che non ha, parliamo della ricerca scientifica solo, parliamo anche della ricerca intellettuale, della speculazione dell'uomo sull'uomo e quindi di capire perché succedono quelle cose alla Regione Lazio, dovunque voi vogliate. E quindi il ragionamento è partito da qui, e quindi se esiste il primo tipo del liberalismo chiacchierato, esiste il secondo del liberalismo che cerca spazi politici, dei liberali che cercano spazi politici o partitici, e via dicendo, secondo me bisognerebbe rafforzare quello di mezzo, cioè di un intellettuale liberale che faccia della militanza culturale. Che significa fare della militanza culturale? E qui l'esempio delle marce. Beh, allora se io penso che la libertà individuale degli uomini, se io penso che mettere la persona al centro dell'interesse del mondo e della sua, e la responsabilità individuale della persona, metterla al centro di tutto, e se penso che la cosa più importante non sono, come dire, cose tipo lo Stato, la nazione, la classe, l'ideologia o quant'altro, ma penso che sia l'uomo con la sua libertà, e come faccio a occuparmi solamente di libertà domestiche e girarmi dall'altra parte e far finta di Ecco, non infatti vedere? Vincenzo, qua ti volevo un attimo interrompere perché c'era un altro passaggio e volevo fare un collegamento. Tu infatti parli, tranne i radicali, nessuno di noi si batte per i diritti umani delle minoranze lontane. E quindi qui, in qualche modo, tu introduci il concetto, che in qualche modo i radicali hanno sviluppato, hanno direi esaltato, che è quello della transnazionalità dei diritti, quindi praticamente il riconoscimento effettivamente di un punto di vista che è al di sopra della nazione, al di sopra dello Stato. È un concetto che almeno che io sappia, almeno in epoca recente, da che ho memoria, sono stati i radicali che hanno effettivamente sviluppato, e questo poi chiaramente si ricollega anche al discorso della marcia e della contemporaneità Sì, in vari luoghi. Dico bene? dici benissimo. Infatti io ho dato atto dell'articolo che tu, nella intervista al Corriere che tu citavi, ho dato atto ai radicali di essere gli unici dal punto di vista politico, come formazione politica, di essersi occupati e di continuarsi a occupare di problemi quali diritti umani nel mondo. Perché poi non riuscirei a vedere nessun'altra forza politica che si occupa del problema, se non alcune, come dire,
schegge politiche che delle volte si innamorano o si occupano di fatti individuali, no? La signora che viene incarcerata nel paese XY diventa una bandiera e quindi ci ricordiamo della signora, ma questo è un fatto individuale che in qualche modo, io dico sempre, viene mediaticamente indotto, no? Ne parla qualche giornale, ci si affeziona a un'icona, Guarda, ho perché fatto dico proprio questo? l'editoriale oggi in Perché voglio apertura fare. sul caso Sallusti, che ha fatto molta schiuma, che si avvia ad essere dimenticato come la pesantezza di quella condanna e la necessità di cambiare questa legge che prevede il carcere, insomma, per questo tipo di reati come la diffamazione. Sì, ma io voglio dire di più questa sera, voglio dire e fare un esempio di quello che per noi significa fare una marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi. Tu sai, perché poi le hai anche viste, che tra i popoli in qualche modo che noi abbiamo tenuto, come dire, nel cuore le situazioni a cui siamo stati molto vicine, è stata quella birmana, perché dopo la rivoluzione zafferana dei monaci buddisti, questo paese ha sofferto molto perché molti di loro sono dovuti scappare all'estero, molti di loro sono andati in galera, la San Suu Kyi non è potuto uscire da casa sua dopo 20 anni, agli arresti domiciliari e cose di questo genere. Quindi per il popolo birmano noi ci siamo spesi. Ed è stata la testa sempre delle nostre quattro precedenti marce, l'effigie per esempio della stessa San Suu Kyi. Oggi, stasera, io vorrei dire una cosa forse un po' pesante per chi l'ascolta, che potrebbe generare un minimo di sconcerto, però voglio dirla. Dopo essere stati vicini alla situazione birmana e alla signora San Suu Kyi, proprio perché io sono liberale, voglio dare un'interpretazione, come dire, autentica della realtà. Io non posso sottacere che oggi la San Suu Kyi non è più una persona che vive in pericolo, non è più limitata nei suoi comportamenti e nei suoi movimenti, ma siede in Parlamento, nel Parlamento birmano, perché come sappiamo qualche mese fa è stata eletta deputata. Oggi io, come società libera, sono molto preoccupato per ciò che succede in Birmania, ma da che punto di vista? Perché se vi è stato un minimo almeno di normalizzazione da parte del governo di Rangoon nei confronti dei monaci birmani e nei confronti della signora San Suu Kyi, che torno a ripetere, è entrata in Parlamento, e qui c'è una guerriglia che continua con massacri vari, nei confronti del popolo Karen e nei confronti del popolo Sakal, sembra che si pronunci bene, che rappresentano bene o male il 20% della popolazione del popolo, della Birmania. Quindi una minoranza consistente, il 20% della nazione. Allora io oggi sono dalla parte del popolo Karen. Nelle regioni nord-occidentali della stessa Birmania sono in atto sanguinosi scontri che tendono, come dire, ad inferire pesantemente da parte dell'esercito, inferire pesantemente nei confronti della minoranza musulmana, che non rappresenta il 20% della popolazione come le prime due popolazioni, saranno circa, mi dicono, 100.000 persone e via dicendo. E allora che ho fatto? Ho cambiato prospettive, come dire, ero amico della San Suu Kyi fino all'altro giorno e adesso, come dire, l'abbandono. No, non ne ha più bisogno. Si è modificato lo scenario internazionale, continueremo ad occuparci della Birmania, però continueremo a dire che forse qualcuno a cui noi stessi abbiamo aiutato, ci siamo stati vicini, abbiamo espresso solidarietà, oggi non ne ha più bisogno. Perché c'è chi invece in Birmania ha realmente ancora bisogno, o inizia ad avere bisogno, più bisogno di prima, di essere difesa nei suoi diritti di minoranza e nella sua, e nelle loro libertà individuali. Non so se sono stato chiaro nell'esempio. Come no, 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 E sei stato quindi chiarissimo.
E quindi vuol dire che essere liberali e fare della cultura liberale non significa avere gli occhi da pensare o innamorarsi delle icone e poi portarle avanti per tutta la vita, non so se mi spiego. Perché sennò che Certo. liberali saremo? Saremo della gente che sposa delle tesi precostituite. Tutto ciò che siamo stati vicini all'opposizione birmana fino all'altro ieri. E adesso non possiamo dire che però se l'opposizione birmana si trasforma in maggioranza birmana, tutto quello che fa è ben fatto. No, perché se in quel paese esistono delle minoranze messe in difficoltà o massacrate come in alcuni casi e via dicendo, ne passiamo con l'opposizione birmana, con la nuova opposizione birmana. Questo Certo, significa no, in senso, andare questa è all'interno. una cosa molto interessante che peraltro si rifà un pochino al mio personalissimo concetto e discrimine tra fedeltà e lealtà, per cui secondo me la fedeltà poi alla fine è sempre verso le persone o gli oggetti o le icone, e lascia il tempo che provo, e che trova e poco vi affascina, mentre invece la realtà è, diciamo, è realtà è verso idee, verso ideali. Al fianco dei quali le persone poi si possono avvicendare, e però appunto il principio, la condotta è quella, diciamo, da cercare di far emergere e da promuovere. Ti volevo riportare un attimino in D'accordissimo, Italia. Vai. scusa, d'accordissimo. Tant'è vero che ieri con degli amici facevo una battuta, dicevo, uno slogan liberale dovrebbe essere esattamente contrario a quel motto dell'arma dei carabinieri che dice nei secoli fedeli, no? Sì, Esattamente l'incontrario. esattamente, esattamente. Ma lì, insomma, la struttura militare si può anche capire, poi insomma ci sono degli influssi che sappiamo da che epoche provengono. Il mio esempio è E tirato per le orecchie, già, no? Ma rende certo, l'idea. no, ma è molto pertinente. No, io volevo tornare un pochino al discorso, vabbè, italico, tra virgolette, ma insomma, della prospettiva, e tu in qualche modo, quindi proposta, sei anche un po' critico in quelli che sono gli esempi di un qualcosa che sta in divenire, che potrebbe essere proposta che sedicente liberale, per quanto giustamente anche in questo articolo si afferma che ormai il termine liberale, ci manca solo che si dica liberale anche Bertinotti, poi abbiamo visto tutto. E parli di Italia Futura e quindi organizzazione di Montezemolo, quello di Giannino, Fermare il declino, ne parli insomma in modo un po' scettico, non sei molto affascinato o interessato a questi contenitori. In qualche Sì. modo, che cosa gli critichi? No, io critico solamente una cosa, che intanto non l'ho tirato fuori io, ma è stata la giornalista che mi ha fatto una domanda che cosa pensavo di questa cosa Ah, sì. nuova. E allora io ho voluto solamente dire a proposito di Montezemolo in modo particolare, perché poi Giannino è una cosa diversa, Giannino è un intellettuale che cerca i suoi spazi, voglio dire. Abbiamo già dato, Gianni, abbiamo già dato con gli imprenditori di questo paese con i loro conflitti di interesse. E siamo sempre qui, non abbiamo bisogno di uomini della provvidenza, non abbiamo bisogno di grandi imprenditori che ci illuminano su come deve essere la cosa. Chi ha fatto il presidente della Confindustria, quindi come dire, come minimo è stato non uno spettatore passivo. Di un bel pezzo della storia di questi ultimi anni di questo paese, perché facendo il presidente della Confindustria non fai certamente lo spettatore passivo, ma sei tra i protagonisti, tra i partecipi di questo guasto o di questo sfascio generale che oggi tutti addebitano a questo paese, via dicendo. Poi non puoi risorgere all'improvviso, a nuova vita, dicendo ah, bisogna cambiare la classe dirigente, via dicendo, quindi ci voglio anch'io, e via dicendo. Perché questo discorso qui l'abbiamo già sentito 20 anni fa da qualcuno che doveva fare una rivoluzione liberale. E allora poi questo ha comportato una serie di problemi in questo paese, i conflitti di interesse, le storie, via dicendo. E allora dico, se uno come Montezemolo fa l'imprenditore e lui dice di essere, dicono di essere imprenditore di successo e fa il presidente della Ferrari e ha i nuovi treni Italo e ha il legame che ha con la Fiat e via dicendo, e facendo
essere imprenditore, lasciarsi stare la politica, perché da questo Sì, punto di forse vista Vincenzo abbiamo abbiamo. visto anche di idee aziendalistiche applicate alla risoluzione dei problemi dell'Italia, insomma, che mi sembra che sono un po' riduttive. Senti, ci viene una domanda dalla chat, Donato ce la pone e ti chiede cosa ne pensi dell'Istituto Bruno Leoni? Ne penso né bene né male, li annovero tra gli intellettuali, come dire, del primo tipo, che sono innamorati, come dire, di alcune, per l'amor di Dio, condivisibili, ma limitate, come dire, aspetti del nostro vivere civile. Loro sono dei liberisti molto ferrati e capaci su quanto riguarda gli aspetti economici del paese, portano avanti anche delle iniziative lodevole e via dicendo, ma come dire, rispetto a me, rispetto a noi, come dire, che ci dedichiamo molto più al liberalismo inteso in senso ampio, e quindi lì raggruppi i diritti umani, raggruppi, come dire, il vivere quotidiano della gente e via dicendo, e non ci limitiamo agli aspetti economici. Ne penso male da un po' dall'altro punto di vista, perché io ricordo sempre che le analisi sono un po' libresche. A me piace sempre ricordare una discussione che facevo sempre con degli amici, non so se tu ti ricordi qualche tempo fa. Tremonti, ministro naturalmente del Tesoro, fece la proposta: liberalizziamo le spiagge, privatizziamo le spiagge. A me, come cittadino italiano che conosce il paese, nel senso che lo conosce fisicamente, geograficamente, camminandoci sopra e dentro, a me viene da dire: sì, ma forse questo discorso può andare bene da Roma in giù e da Roma in su. Si potrebbe privatizzare o liberalizzare qualcosa in più e via dicendo. Da Roma in giù, e forse voi ne sapete qualcosa, c'è la criminalità organizzata, ci ha già pensato a privatizzare le spiagge, pagando forse laddove deve pagare sulle concessioni, e pagando poco, evidentemente anche sulle concessioni. Ma tu hai alcune belle zone della nostra bella Italia, come qualcuno dice, dove praticamente l'accesso libero alla spiaggia non c'è più, se non, ma manco lo vedi più il mare. Basta prendere alcune zone della costiera amalfitana, se vuoi andare al mare tu paghi. E questo da liberale lo dico, voglio dire, è una cosa che non va bene, perché non è che il termine privatizzare senza essere analizzato è riferita all'oggetto e alla fattispecie di quello che noi vogliamo privatizzare, come dire, ci deve far venire l'acquolina in bocca e ci dobbiamo stare sempre dalla stessa parte. E lo dice chi, come me, fa il direttore di un'associazione culturale che giustamente da 10 anni, tutti gli anni, fa un rapporto sul processo di liberalizzazione della società italiana, dicendo che bisogna liberalizzare, privatizzare e via dicendo. Però non mi spingerei a dire privatizziamo le spiagge, perché non è detto che il popolo, il cittadino, la gente, metteteci tutte le cose che volete, se vuole farsi un bagno sulla costiera amalfitana, debba pagare per forza, no? È da paese incivile questo. Magari bisognerebbe prima di portare a uno stato di legalità per poi promuovere. Perché poi giustamente si, come dire, ingrassa uno stato di illegalità. Questi amici, per rispondere ancora al pezzo di domanda, questi amici ricordo che presero subito posizione insieme a Tremonti: è giusto, giusto, privatizziamo tutto. E dice, ma non si erano manco accorto che, torno a ripetere, belle fette di litorale di questo paese sono completamente privatizzate, perché ci hanno costruito sopra intere case, palazzi, ville e villette, o perché tu il mare non lo vedi più. Non so se ho risposto. Come no? Sì, senz'altro, hanno fatto fruttare, hanno È fatto più sfruttare ampio. bene in modo lucroso questi spazi che per una parte dovrebbero essere accessibili a tutti, peraltro uno di questi argomenti, cioè questo è uno degli argomenti dei referendum romani promossi dal Comitato Roma Si Muove,
per quanto per inciso, chiaramente invitiamo tutti ad andare a raccogliere, andare le firme, aiutare per la raccolta firme che si protrarrà, se non sbaglio, fino al 15 di ottobre. Ed è una cosa, insomma, appunto uno degli argomenti, perché effettivamente a Roma, per esempio, il mare, il quartiere, il Lido di Roma, che si chiama Ostia, non si vede perché è tutto completamente, io oserei dire quasi lottizzato da concessioni, appunto, balneari lì, dei stabilimenti che sono, penso, quasi secolari, vanno avanti, quasi si tramandano di padre in figlio, e che obiettivamente sono dei luoghi di lottizzazione di aree, e poi appunto ci dovrebbe essere accesso per il bagnasciuga pubblico, accesso libero, e poi obiettivamente alla fine non ci si riesce ad andare perché devi pagare il biglietto, ed è una situazione effettivamente abbastanza triste. E Vincenzo, noi siamo arrivati alla chiusura. Scusa, volevo chiudere solo con questa chiosa, sì, sulla domanda, certo, che viene dalla chat. Essere dei liberali a tutto campo è più ampio e significa più impegno, avere uno spettro maggiore, una visione maggiore rispetto a occuparsi solamente del liberismo e degli aspetti economici del paese. Il liberalismo sicuramente presuppone concorrenza, privatizzazione, intelligente evidentemente, tutto quello che volete, ma anche qualcosa in più. Per esempio, il discorso che facevamo all'inizio sulle marce dei diritti umani, che è un aspetto fondamentale del liberalismo, a mio avviso, e ne è la riprova di quello che voglio dire, no? Gli amici a cui faceva riferimento la domanda della chat sono tra quelli che non si occuperebbero dei diritti umani, no? Pur essendo dei liberali in qualche modo. Dicevi, scusa, ti ho interrotto. No, guarda, mi superano sempre le intenzioni, sentendoti parlare mi vengono in mente nuove cose, e penso che sui diritti umani non si può fare una concorrenza, nel senso che chi è poi più forte se li accaparra. Diritti umani, insomma, e soprattutto i diritti che sono garantiti da uno Stato di diritto, appunto, dalle leggi, dalla Costituzione, dovrebbero essere appannaggio di tutti in modo indistinto. Non si può lasciare, ovviamente. Vincenzo, noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio. Ci rivedremo sicuramente a questa marcia. Cerchiamo di fare un servizio, ovviamente, come abbiamo fatto l'anno scorso. Se vuoi lanciare un appello in chiusura, così poi lo pubblichiamo, ovviamente, insieme a tutta questa trasmissione. A te. Vorrei fare solamente un appello a chi ci ascolta. L'anno scorso, e tu lo sai, c'è stata una grande partecipazione di gente a Parigi e a Berlino, e molto meno a Roma, pur essendo organizzata da noi sempre in tutte e tre le città. Vorrei che quest'anno, come dire, Roma si riscattasse. E quindi veramente l'appuntamento a Piazza Bocca della Verità alle 15. Chi ci ascolta, chi ha degli amici, parenti, conoscenti e quant'altro a Roma, gli sia di pungolo in qualche modo, gli spinga a venire in Piazza Bocca della Verità, per ragionare poi insieme alla fine, sentire cosa ci hanno da dire alcuni rappresentanti delle comunità presenti, tibetani, uiguri e gli altri, e via dicendo, e per ragionare anche un attimo insieme, perché noi stiamo anche ragionando fra di noi, visto che siamo arrivati alla quinta edizione della marcia, che cosa vogliamo fare l'anno prossimo, se non si sblocca la richiesta che fondamentalmente con queste marce noi portiamo avanti, specialmente negli ultimi 2 anni, che è quella rivolta al Parlamento europeo affinché venga istituita la giornata europea per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse. Questo è un obiettivo che noi dobbiamo raggiungere, perché se porteremo questa istituzione a, come dire, indire questa giornata in cui ci ricorderemo tutti insieme, popoli europei, che esistono minoranze oppresse in giro per il mondo, vuol dire che il Parlamento europeo avrà dato un buon segnale, e noi con loro. Per far sì che arriveremo a questo, io mi auguro di arrivarci entro il 2013, abbiamo bisogno di spinte. D'accordo, Vincenzo, noi faremo il possibile come Liberi.tv per dare spazio a questo anelito. Ti ringraziamo, quindi appuntamento alla marcia per la libertà dei popoli oppressi, a Piazza Bocca della Verità, sabato 13 alle 15. Grazie ancora a Vincenzo Lita. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.
ciao.